Scopriamo le novità di questo nuovo video. Sì, ma subito dopo la sigla. Ora! Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Dark Vanities. Scusate per la luce, aspettate un attimo. Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Dark Vanities. Sono qui Matteo Camarda e qui siamo sul nostro canale preferito dedicato al mondo dell'horror, del fantasy e del gotico. Cosa dire? Come avrete capito dal titolo, il progetto Nel nome di Hermione non va in libreria. Per colpa dei copyright, ovviamente, no? Mi direte, sarà abbastanza ovvio, non lo sapevi, tu non detieni i diritti su Hermione, non puoi vendere. In realtà esiste il diritto di citazione, ma solo a fini non commerciali, e pubblicare un saggio di critica cinematografica e letteraria, appunto intitolato Nel nome di Hermione, che prende in considerazione tutta un'analisi dettagliata del personaggio, con tanto di curiosità e speculazioni su come sarebbe potuto andare la sua vita o sulle sue origini babbane, ma anche il colore della pelle, cose varie, tutta una bella analisi sarebbe stata, perché poi in realtà non si fa per via del copyright, ma anche del diritto d'autore, perché la Rowling perseguita le persone e non mi va di rischiare tantissimo, soprattutto quando in realtà io ho già delle storie in grado di emozionare le persone. Quindi se voglio scrivere un saggio, prenderò un tema, non lo so, prenderò il ritratto di Dorian Gray, che mi piace tantissimo lo stesso. Vabbè, vuol dire che Hermione resterà nel mio cuore, e niente, io adesso vi saluto perché non voglio rubarvi altro tempo. Semplicemente Nel nome di Hermione non va in libreria. Al massimo potrò pubblicarlo sul mio sito web www.darkvanities.ga, qui, per avere un insomma, per renderlo pubblico se proprio voglio, altrimenti me lo tengo per me personale nella mia testa. E niente, Oscure Vanità intanto andrà in pubblicazione, credo, in autunno. Almeno l'editore mi ha detto così. E vediamo come va a finire per Nove Storie Dark, Il Bacio di Holstein, Fiabe Nere, il saggio Pen Dreadful Revival. Vediamo un po' come vanno a finire quelle opere. E poi c'è il romanzo a sorpresa che vi sto costruendo. Alcuni di voi sanno un pochino forse di cosa sto parlando, ma gli altri no. Non posso parlarne perché c'è un regolamento da rispettare. Non posso dirvi dove, non posso dirvi cosa. Top secret. Dai, ci sentiamo presto. Un abbraccio a tutti voi iscritti e nuove iscritte. Grazie. Anche salutiamo la nuova iscritta che si chiama, in realtà, Facciamo un salto in libreria, questo è il nickname del suo canale. Una ragazza, donna, ragazza, pulzella, donzella, principessa, topo di biblioteca, con gli occhiali, capelli ricci rossi, quindi mi piace tanto. No, scherzo, è gentile, è carina, è premurosa, è una nuova conoscenza. Benvenuta a bordo, ciao! E ricordatevi di lasciare un commento anche solo per sostenere il canale, un like, condividere il video da qualche parte, io lo condivido ad esempio un po' in giro, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto tramite il pulsantino che c'è qui sotto, oppure qui sotto, dipende. E ci sentiamo, ciao, sono Kim Matteo Camarda, siamo su Dark Vanities, nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, metti mi piace, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e condividi il video sui tuoi social.
Hey guys, I'm Alex Anderson from Vikings. If you want to see more Vikings content, subscribe to this channel. Click the bottom right here.